Barak Lev, imprenditore israeliano che da anni vive in Molise, segue con grande apprensione le evoluzioni del conflitto tra il suo paese ed Hamas. La mia famiglia stanno tutti bene, devo dire, perché vivono a Tel Aviv, al centro, a parte mio fratello Giamelo che vive in un villaggio circa 40 minuti di Tel Aviv. Diciamo che sabato mattina è un momento circa 3 ore di panico perché sono entrati i terroristi di Hamas nel loro villaggio. Era 3 ore di incertezza e sono scesi nel bunker con 4 figli da 7 anni fino, diciamo, da 2 anni a 7 anni per circa 3 ore. Ma per fortuna non è successo niente, sono solo i bambini un po' shakerati, ma per il resto la famiglia stanno bene. Sei arrabbiato per quanto è accaduto? Guarda, all'inizio ero scioccato della trauma, era difficile anche capire le immagini perché si vede immagini di bambini uccisi davanti ai genitori o caricati su motorini e li portavano in Gaza come mucche, come animali, mamme con figli che li mandavano lì, gente giovane di festa, di un festival di musica elettronica che correvano come pecore. Momento assurdo, onestamente, i primi 24 ore, come tutti gli israeliani, ero totalmente in shock, ero totalmente scioccato. Adesso assolutamente mi viene rabbia pesante, la verità. Adesso è un momento veramente di attacco. È difficile, non lo so, sono situazioni che non si vedono anche nei film americani. Nel senso, le scene e l'azione che hanno fatto Hamas confronto civili, forse l'ultima volta era la seconda guerra mondiale con il nazismo, con i tedeschi. Eppure lì non era così aggressivo e così. Animali, insomma. Come finirà Barak? Finirà che Israele sicuramente vincerà, cambierà secondo me tutta la faccia del Middle East, ma il paese cambierà per sempre. Una guerra di questo tipo è una cosa che capita una volta in forse 100 anni. È un momento tanto rabbia, secondo me adesso è un momento di attacco. Io mi sento come israeliano, so che siamo super forti come popolo. E abbiamo sempre dimostrato nella nostra storia, per cui c'ho massima fiducia di tutti, ma adesso è il momento di veramente attaccare, senza pietà. Intanto sono ore di angoscia per la famiglia di una ragazza termolese rimasta bloccata in Israele dopo l'attacco di Hamas. I familiari sono in stretto contatto con la Farnesina e già nelle prossime ore potrebbero esserci novità positive per il suo rimpatrio. La ragazza si era recata in Israele con un gruppo di colleghi, studenti e laureandi del PIOC, il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, con base a Betlemme.